Facciamo il tutorial dell'ultima canzone di Gazzelle al Festival di Sanremo, che si chiama Tutto qui. La canzone ha pochi accordi, quindi è semplice da suonare. La tonalità originale è in Sol diesis, Sol la bemolle, quindi se vogliamo suonarla nella tonalità giusta, dobbiamo utilizzare un capotasto e metterlo al primo tasto. E altrimenti diventa insuonabile, sono tutti barré. Se non possedete il capotasto, suonate lo stesso gli accordi che dico io, ma suonerete a una tonalità di mezzo tono sotto all'originale. Andiamo a vedere quali sono gli accordi. Facciamo un arpeggio semplice. Cominciamo con un sol. Lo so che sei stanca, lo sono anch'io. Il sol, quindi con il basso di sol, indice medio anulare, quarta, terza e seconda corda, in questo modo. Semplicissimo. Subito dopo, basta che cambiamo il basso, andiamo sul fa diesis, secondo tasto, con lo stesso giro, così. E il mi minore. Quindi la posizione della mano destra rimane sempre allo stesso punto, quindi sesta corda, quarta, terza e seconda. In questo modo. Tre accordi, Sol, Sol con il basso di Fa diesis, Mi minore. Praticamente possiamo suonarle semplicemente utilizzando un dito con la mano sinistra, prima al terzo tasto, così, poi al secondo tasto e poi senza premere nessun tasto. Facilissimo, proprio se vogliamo semplificare al massimo. Lo so che sei stanca, lo sono anch'io. Di nuovo, sembriamo due panda, amore. E abbiamo fatto le prime due righe. Poi cambia l'accordo. Ed ogni mattina ti chissà com'è. E oggi tutte a me. Ok, andiamo a vedere quali sono gli accordi. Il Do maggiore, Re maggiore, Si settima e di nuovo Mi minore, un La settima e ritorno sul Re. Il Do maggiore come si arpeggia? Il pollice pizzica la quinta corda, Do, che sarebbe la quinta corda, mentre indice, medio anulare, quarta, terza e seconda. E ogni mattina ti svegli pensivo, chissà com'è che oggi tutte a me. Quindi Do maggiore. E ogni mattina ti svegli. Re maggiore, come si suona? È semplicissimo. Pollice sulla quarta corda, indice medio anulare, terza, seconda e prima corda. Mattina e ogni mattina ti svegli. Si settima e pensi che Mi minore. Si settima, vi ricordate come abbiamo suonato il Do maggiore? Si suona allo stesso modo. Non parlo dell'arpeggiatura che chiaramente è un altro accordo, è un Si settima, ma la posizione della mano destra è uguale a quella del Do. Quinta corda, quarta, terza e seconda. Chissà com'è la settima. Posizione della mano destra sempre la stessa, sempre con il pollice che pizzica la quinta. E le altre, come abbiamo già visto, quarta, terza e seconda. Chissà com'è che oggi tutte a me. Di nuovo Re maggiore. Ripetiamo. Lo so che sei stanca, lo sono anch'io. Sembriamo due panda, amore mio. E ogni mattina ti svegli e pensi, boh, chissà com'è che oggi tutte a me. Ma
Ma chiamami quando riatterri sul mondo, perché mi stringo un po' e sposto un po' di me. Qui abbiamo suonato gli stessi accordi precedenti, quindi un Do maggiore. Ma chiamami quando riatterri, Re, sul mondo, si settima, e perché mi minore. La settima, mi stringo un po', mi sposto un po' di me. Ritornello. Vorrei, qui utilizziamo un Do settima maggiore invece del Do. Per il resto gli accordi sono uguali. Vorrei guardare il passato con te. Quindi abbiamo un Do settima maggiore, un Re maggiore e un Sol. Vorrei guardare il passato con te, addosso al muro col proiettore, viverlo insieme un minuto anche tre, scappare per un po' da Roma Nord. Ripetiamo. Vorrei guardare il passato con te, addosso al muro col proiettore, viverlo insieme un minuto anche tre, scappare per un po' da Roma Nord. Vorrei guardare passato con te, addosso al muro col proiettore, viverlo insieme un minuto anche tre, scappare per